mare, buongiorno pesci, buongiorno a tutti voi! Io sono Sofì Sirena e oggi sarà una giornata stupenda, piena di gioia e allegria! Sirene! Ho sentito una sirena! Ciao a tutti, buongiorno! Io sono lui pirata e inizia un'altra odiosa giornata! Ho sentito la voce di una sirena, ma non la vedo. Iniziamo questa morning routine. Quando la mattina mi sveglio, la prima cosa che faccio è liberare la mia coda da sirena. In questo modo. Adesso la mia coda è libera di svolazzare. Sgranchisco bene la coda, faccio un po' di stretching. Ok, ora sono pronta per iniziare la giornata. Io amo l'ordine, quindi questa bellissima copertina morbida morbida deve essere piegata. La piego subito, così faccio il mio letto appena sveglia. In questo modo la mia casa sarà sempre in ordine. Ecco qua. Io amo il disordine, il caos, perché odio l'ordine. E quindi quando mi sveglio la mattina il letto lo faccio in questo modo. Ecco fatto. Al mattino però, beh, noi sirene abbiamo un piccolo problemino. Mi piacerebbe tantissimo indossare le ciabatte, ma come vedete io non ho i piedi, ho la coda e la coda non entra nelle ciabatte. C'è chi cammina con le ciabatte, chi cammina scalzo e chi cammina con la coda. Guardate qui, mi alzo e a questo punto inizia la fase un po' più difficile a cui sono perfettamente abituata. Bisogna fare dei piccoli saltelli e tenersi in equilibrio per non cadere in questo modo. Devo ancora perfezionare questa tecnica. I pirati quando scendono dal letto camminano scalzi. Già, perché tanto dobbiamo camminare in un galeone, stare per mari, per spiagge. Non ha senso avere le scarpe. E adesso non può mancare una bellissima skin care. Bisogna preparare la propria faccia, i propri capelli, il proprio aspetto a vivere una giornata incredibile, perché ogni giornata di una sirena è incredibile e non possiamo mica non essere incredibili anche noi. Quindi per prima cosa pettino i miei capelli. Devono essere belli fluenti. Ecco qui. Adesso prendiamo un pennello, scegliamo l'ombretto più glitterato e andiamo a ricreare il nostro illuminante. Oh, ecco qui, come le perle in fondo al mare. Un vero pirata deve avere un alito disgustoso, essere spaventoso. Non possiamo certo truccarci o farci belli come le sirene. La cosa più importante è essere spaventosi. Avete capito? Adesso un po' di gloss. In questo modo. Iniziamo cercando di rovinarci l'alito e facendolo puzzare il più possibile. Per prima cosa berrei un po' di acqua di mare. Dissetante. Poi aggiungiamo un po' di brodo di pesce. Disgustoso al punto giusto. E infine un po' di rum, come i veri pirati. Ora il mio alito è abbastanza puzzolente? Mi sa di sì. Il tocco finale, un bel po' di profumo deodorante per essere sempre al top. E a questo punto si va dritti a fare una bella colazione abbondante. Prendiamo il nostro uncino. E ora siamo pronti per andare a fare colazione. Oh, quasi dimenticavo. La benda della notte, questa la devo togliere. Via, andiamo. Gnami gnami. Adoro questo momento, è il mio preferito di tutta la giornata, la colazione. E quindi prendiamo un po' di cereali, li mettiamo qui. Tutti questi qua colorati. Questi ne mettiamo pure un paio. E a questo punto diamo il via alla bontà.
Oi, 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 colazione facciamo noi. Pirati mangia tanto quanto è buono il cibo dei pirati. Ah, ho già l'acquolina in bocca. Mi trovo nella dispensa della nave, ovviamente. Nella cella frigo. Oisa! Oh, vediamo cosa c'è di buono qui dentro. Ecco qui! Pesciolini freschi surgelati! Oh. Chiudiamo? Che puzza che fanno! Li adoro! Buon appetito a me! E mentre faccio colazione ne approfitto per riascoltare la canzone dell'estate dei Me Contro Te, la canzone del pirata. La volete ascoltare anche voi? Mettiamola subito. Avanti, piedi avanti, piedi appetiti, accendi il cannone, fa boom. Cappella rondello, visto una nave e col bacino vai giù, giù. Fare l'uncino. Quel pirata è proprio un babaleo. Certo, chissà se alla fine hai imparato a contare. Chi lo sa? Comunque, un po' mi dispiace perché l'estate sta per finire, ma questa canzone per fortuna mi ricorderà la mia estate incredibile, ma soprattutto non vedo l'ora di cantarla a squarciagola al concerto dei Me Contro Te. Voi avete già preso i biglietti? Sarà a partire da marzo in tantissime città d'Italia. Canteranno la canzone del pirata, ma anche la canzone del cowboy e tutte le loro canzoni più famose, come Super Fashion, che è una delle mie altre canzoni preferite dei Me Contro Te. Non bisogna essere tristi che l'estate sta finendo, anche perché dopo l'estate si avvicina uno dei miei momenti preferiti dell'anno, cioè il Natale! E avete sentito la grande notizia di quest'anno? Sarà un Natale indimenticabile! I Me Contro Te hanno realizzato il loro primo film di Natale e tutti noi potremo andarlo a vedere al cinema con tutti i nostri amici nel periodo più magico dell'anno. Non vedo l'ora. Il titolo del film è Cattivissimi a Natale e promette benissimo, perché significa che ci saranno tutti i cattivi dei Me Contro Te. Chissà cosa farà Babbo Natale col signoresse. Lo scopriremo. A pancia piena è il momento di iniziare la nostra giornata di lavoro, ovvero contare le monete d'oro. E questo è il lavoro preferito dei pirati. Qui c'è il mio forziere e direi proprio di contare se le monete sono aumentate. E quindi aspetta, allora 1, 2, 7, 14, 21. Aspetta, la sirena mi aveva spiegato come dovevo contare. Salto in avanti, piede a pipicchio. Ah, non lo so, vabbè. Vabbè, le monete sembrano sempre poche. Ho bisogno di più monete. Ci vogliono più monete d'oro. Dobbiamo andarle a cercare. Andiamo. Ora la mia giornata da sirena può avere veramente inizio. Cosa fa una sirena tutto il giorno? Sta in acqua, in quest'acqua fresca a rinfrescarsi, meraviglioso, e canta le dolci melodie. Però arrivino gli usignoli e tutti i pesci del mar. Io amo cantare. Ah, eccoci qua. Il tesoro si deve nascondere in quest'isola deserta, l'isola delle palme. Infatti, come vedete lì, ci sono le palme, dove di solito sono nascosti i dobloni. Venite con me. E allora, la mappa del tesoro. Con l'uncino è un po' complicato da aprire. Allora, così. Ok. Momento. Sapete che c'è? Via questo, fatemi controllare. Il teschio indica esattamente dove si nasconde il tesoro e dovrebbe essere proprio qui sotto. Ah, che bella la giornata dei pirati, io la adoro. Per fortuna ho questo qui per scavare. Ecco qua. Na na na. Beh, c'è un certo caldo. Farò una bella treccia da sirena, cosicché quando la toglierò i miei capelli saranno belli ondulati. Effetto sirena, onda del mare. La 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 la. Io adoro fare le trecce. Le mie amiche mi chiedono sempre di fargliele e io gliele faccio volentieri. Adoro la vita, amo stare qui e divertirmi ed essere gentile con tutti. E ora è giunto il mio momento preferito. Vado a farmi una bella nuotatina in quest'acqua fresca e cristallina. Ho fatto anche la rima. Raccolto un altro forziere pieno di monete d'oro, è il momento di tornare nel nostro galeone che ho proprio lasciato qui in piscina.
Il galeone, ricordo proprio di averlo posteggiato proprio qui. Dov'è finito il mio galeone?